Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è sabato, sono quasi le 9 del mattino. Io mi sono appena alzata, preparata tutto quanto perché poi dopo dobbiamo uscire così per risparmiare tempo. Ho fatto tutto subito e come sapete non ho avuto tempo di registrare il video in settimana, anche per avere una buona luce. Oggi c'è un bellissimo sole e quindi niente, ho aspettato il weekend per fare tutto un po' più in fretta però. Comunque. Oggi video, come avete letto nel titolo, oggi video Q&A, che non lo facevo Q&A, che non lo facevo da tanto tempo. Le domande più gettonate sono sempre quanto sei... Ah, intanto qui abbiamo un po' di domande, non so se si vedono. Le domande più gettonate sono sempre quanto sei alta, quanto pesi, ogni quanto ti pesi, quanto sei dimagrita, sei ingrassata. Allora, voglio subito mettere in chiaro, smettete di fare queste domande alla gente, perché mettete... E gli altri in una posizione di ansia che magari noi non ce l'abbiamo, io non ce l'ho l'ansia. Me la mettete voi molto spesso, ma sei ingrassata, sei dimagrita, come stai se prendi peso? Cioè, purtroppo non è neanche troppo colpa vostra, barra nostra, perché comunque è questo mondo che ci ha sempre messo, diciamo, in relazione solamente a queste poche cose, almeno per noi donne. Quanto durano i miei allenamenti e quanto mi alleno? Allora, i miei allenamenti dipende anche dalle pause che faccio, quindi possono durare anche un po' di più, un po' di meno. Se non voglio sprecare troppo tempo faccio pause un pochino più corte. Comunque solitamente 50 minuti durano. E ultimamente sapete che mi sto allenando al mattino causa lavoro, quindi un'ora piena non la riesco a farmi perché c'è un pochino d'ansia, magari mi sveglio un pochino più tardi delle 6 e insomma un po' così. Non riesco a completare al 100% l'allenamento che mi dà Francesca, però insomma cerco di farne almeno l'80%, ecco. Magari i salti e il cardio finale non li faccio perché alle 6 del mattino non vorrei che il palazzo mi mandasse a caccare. E comunque faccio due allenamenti a casa. E workout insomma a casa che mi dà Francesca sarebbero tre, ma per ora non me la sento ancora di inserire il terzo perché faccio poi due volte arrampicata, quindi per ora sono a quattro allenamenti settimanali. Se poi avrò voglia di alzarmi un terzo giorno alle 6 di mattina per allenarmi, non credo, e vedremo. Una domanda molto carina: come ti sei appassionata al mondo del fitness? Ogni anno più o meno mi fate questa domanda e io non mi ricordo mai cosa dire, perché non mi ricordo bene come sia successo, me la devo segnare. Praticamente 3 anni fa ho iniziato ad avere un po' questo approccio, vedevo queste persone allenarsi, avevo già aperto Instagram, sì, ce l'ho da un sacco di tempo Instagram, vedevo la gente condividere, mi pare sia così, il cibo, cosa mangiava, un'alimentazione più sana, più controllata, e quindi questo mi ha attirato molto. Ho iniziato anch'io a stare un pochino più dietro alla quota proteica perché prima comunque magari a pranzo mangiavo solo pasta o riso, invece piano piano ho iniziato a inserire qualche quota proteica anche a pranzo, a colazione, starci un pochino più dietro. E poi niente, ho contattato una ragazza che faceva coaching online e da lì è iniziato un po' il percorso con lei. Ho fatto un reset metabolico, comunque se volete avere più informazioni su questo c'è proprio un video che ve lo lascio qua. Un video di 2 anni fa dove ne parlo, questo percorso con lei che non è andato tanto bene, e poi ho anche scoperto un po' di mesi dopo che avevo appena iniziato palestra, ho scoperto di avere l'artrite, quindi ho dovuto mollare tutto. Comunque insomma da lì è iniziato il mio percorso, mi sono appassionata sempre di più, molto di più alla nutrizione, all'alimentazione che all'allenamento. Cioè se uno mi dovesse chiedere qualcosa su macronutrienti, su valori nutrizionali, cose così, mi sento di essere molto più ferrata rispetto a come si esegue uno squat, ecco. E mi interessa anche un po' di più rispetto a come si eseguono gli esercizi. Però ho cercato anche di migliorarmi nell'eseguire gli esercizi perché appunto andandomi a casa non è proprio non hai qualcuno, ecco, che ti corregge sempre. E quindi insomma ho ascoltato anche spesso molti consigli che mi venivano dati su Instagram. Comunque più o meno dovrebbe essere nata così la passione. Una domanda: pensieri sulla moda di ingozzarsi su YouTube, i canali dedicati unicamente a mangiare e andare in palestra per bruciare, per mettersi
di mangiare ancora non nascondono, secondo te, un enorme vuoto umano e ideologico di fondo? Sì, diciamo che la moda di adesso è fare video dove si assaggiano tantissimi dolci o comunque cose molto caloriche. Sicuramente è una mossa che adesso conviene a molti per avere visualizzazioni, perché non cioè si vede. Se fai quei tipi di video, se li sai comunque anche montare bene, presentare bene, cioè non è che li puoi fare così alla cavolo, basta che vai a mangiare cose pesanti. Sicuramente ti portano tante visualizzazioni e audience che comunque magari sono interessati più che altro a quello, cioè se io dovessi portare contenuti del genere a voi, forse, cioè comunque non vi interesserebbe più di tanto, dovrei prima allargare e la gente che mi segue, insomma, cioè sicuramente attirerebbe persone diverse, che dovrei sponsorizzarlo per avere comunque molta audience, insomma, molte persone che arrivano per vedere quel video, perché credo che comunque le sponsorizzazioni aiutino veramente tanto, soprattutto se si vogliono portare nuovi contenuti nel canale, o comunque qualcuno che ti pubblicizza il video, che ha persone che sicuramente lo guardano. Non li guardo più di tanto quei video, diciamo, a meno che non siano montati veramente tanto tanto bene, che comunque lo guardi più che altro per la persona che fa il video. Non li apprezzo tantissimo perché innanzitutto mi fanno venire una fame bestia e quindi anche no, cioè dopo magari vado in dispensa e mi inizio a mangiare della roba. Infatti è successo una volta con il video di Giovanni Foyce, eravamo io e il mio ragazzo, a mezzanotte lo stavamo guardando e c'erano un sacco di, mi pare, un food porno di Napoli. Ci siamo ordinati da internet dei bomboloni, delle paste che non erano per niente buone. Però ecco, questo è successo, quindi con calma guardare questi video, ragazzi. Comunque, ecco, dicevo, più che altro non avrei il denaro per andare a spendere tutti questi soldi, insomma, per girare questi video. Quindi penso che sicuramente stiano in molti cavalcando l'onda, ecco, tutto qua. Pensate, ditemi voi come la pensate nei commenti, mi raccomando. Progetti per il futuro? Bella domanda. Tanto riuscire a continuare il tirocinio, a concluderlo, perché 6 mesi, uno dice solo 6 mesi. 6 mesi in realtà sono lunghi, soprattutto insomma se non giochi videogiochi tutto il giorno, come vorrei fare io. Quindi insomma, devo dire che le giornate passano abbastanza in fretta al lavoro e non mi annoio più di tanto, anche se comunque appena iniziato e molto spesso ci sono dei vuoti, cioè devo comunque solo stare a guardare quello che fa il mio tutor, diciamo, chiamiamolo così. Quindi magari sto un po' lì, mi casca l'occhio. Però per il resto, insomma, progetti per il futuro è riuscire a concludere il tirocinio e magari rimanere a lavorare lì, iniziare ad avere uno stipendio vero, per poi riuscire a permettermi una mia casa. Questo, diciamo, è il mio obiettivo più grande per ora, riuscire ad avere una casa mia, anche se sto iniziando a pensare che non sia proprio il massimo, perché avere la mamma che dopo una giornata lavorativa ti fa trovare la cena pronta, devo dire che... Però no, bisogna uscire dal nido. Io so prepararmi le cose, so organizzarmi perché lo faccio da tanti anni, e l'unica in questo momento è riuscire a far combaciare bene le cose. Prima avevo molto più tempo libero, adesso ovviamente non ne ho così tanto. Consiglio per chi si è approcciato da poco al fitness e non riesce a essere sempre costante. Allora, e anche questa domanda qui comunque mi è spesso stata fatta. E allora, non essere costanti può essere una scelta oppure proprio un'impossibilità data, insomma, dai vari impegni. E magari spesso scegliamo di non essere costanti perché potremmo averlo il tempo, come per esempio io che mi alzo alle 6 per gestirmi meglio le cose, invece che tornare a casa dal lavoro e farlo svogliatamente perché sono stanca e voglio solo guardarmi la mia serie TV o insomma fare altre cose che devo fare in casa. Lì, per esempio, è una scelta essere costanti. Essere costanti vuol dire comunque ritagliarsi quel tot di volte a settimana, quel tempo, ma perché lo si vuole fare, non deve essere un obbligo, deve essere un piacere sempre, perché se la cosa diventa poi un'ansia, un peso, no, non è assolutamente una cosa buona, perché poi non avete risultati, sicuramente,
e insomma lo iniziate ad odiare, ecco, mettiamola così, come chi inizia magari ad odiare ad andare a fare il proprio lavoro, cioè non si può vivere una vita così. Poi il lavoro ci serve perché sennò non viviamo. L'allenamento ovviamente no, può essere sostituito con altro. Un altro sport, non c'è solo l'allenamento o l'allenamento a casa in palestra, mi raccomando, ricordatevi questo. Se riuscite a mettere insieme un gruppo con le vostre amiche, amici e amiche e amici, se riuscite a fare dei gruppi e andare a fare uno sport insieme, cioè secondo me è la cosa migliore, vi divertite innanzitutto perché l'allenamento a casa, soprattutto in palestra, sono sport più solitari, magari uno si annoia anche per quello. Invece fare uno sport con i propri amici sicuramente è molto meglio. Per esempio, io arrampicata la faccio con il mio ragazzo e i miei amici, cioè ci spruniamo, ci ispiriamo a vicenda. Cioè, quando uno magari dice non riesco a fare questo percorso, l'altro arriva, porca puttana, vai, fallo! E sta lì e ti aiuta. Quindi, comunque, ecco, se non vedete nell'allenamento in palestra a casa un qualcosa per voi, cercate qualcosa invece del genere, ecco, qualcosa con i vostri amici. Se invece non riuscite a essere costanti per gli impegni, lì è un problema. Cioè, nel senso, non è che se ci sono degli impegni non potete evitare, ovviamente. Fate un allenamento in meno, cioè fate quelli che riuscite a fare, ecco. Comunque abbiamo 7 giorni a settimana a disposizione. Io credo che 2 o 3 si possano trovare. Dai, che li trovi. Dai, che li trovi. Che magari non avete il tempo e non siete costanti, ma perché date priorità a delle cose che in realtà potrebbero non essere delle priorità. Adesso non voglio entrare nei dettagli perché non saprei neanche io. Però ecco, il tempo per voi dovreste sempre trovarlo, insomma, 40 minuti, un'ora si trovano. Come avete visto dal titolo del video, ho messo un po' un titolo clickbait perché non sarò assolutamente qui a dirvi come non ingrassare a Natale, come non prendere peso, come gestire i pranzi natalizi. Ho voluto mettere il titolo così perché ci sta per avere visualizzazioni. Insomma, campiamo di questo su YouTube, le visualizzazioni, i commenti, quindi scusatemi. Però quello che voglio dire è che io ho sempre detto in questi 3 anni su YouTube, cacchio, ho già 3 anni. Non farò mai video dove vi dico come gestire il Natale. Perché intanto lo fanno ogni anno tutti quanti su YouTube. Escono miliardi di articoli, miliardi di post. Tumaron, che ansia. Perché più fate queste cose, più la gente si mette ansia, sappiatelo. Se invece riuscissimo a non parlare dell'argomento, questo non solo su YouTube, ma ovunque, perché le pubblicità ci marciano su questo, i prodotti, il marketing ci marcia su questo. E staremo tutti bene, insomma. Comunque, ho voluto fare questo video perché mi è stata fatta una domanda sul come gestirai i pranzi natalizi. La parola gestirai, cioè io mi verrebbe da utilizzarla solamente con come ti gestirai, come ti gestisci col lavoro, come ti gestisci gli allenamenti, dato che lavori. Io quella parola la userei solo per quello, non sicuramente per come ti gestisci a Natale, perché vuol dire come resti tranquilla, come quanto mangi, come quando mangi, cosa fai dopo il pranzo di Natale, mangi l'insalata. Ragazzi, è cibo. Ma voi dovete pensare che il Natale dovrebbe essere la condivisione con i vostri parenti, con i vostri amici. Sono le vacanze, potete fare quel cacchio che vi pare, potete coltivare, cioè avete il tempo per andare a fare un sacco di cose, escursioni, giri, andare a pattinare, io voglio andare a pattinare. Questo è il Natale. Il Natale non è, oddio, prenderò sicuramente dei chili, oddio, ma lo mangerò al dolce sia a pranzo che a cena, che a Santo Stefano, che la vigilia. Ragazzi, come io sto cercando di spammare sui miei social, non dovete aspettare il Natale, comunque le festività, per ingozzarvi. Dite, oh, finalmente ho quei giorni liberi per poter mangiare veramente tutto quello che voglio. Capisco che, cioè, io non vedo l'ora del Natale perché c'è tanto cibo buono. Però deve essere questo, cioè bisogna come sempre riuscire a non spazzarsi via l'intera tavolata prima di tutti quanti, cioè nel senso, voi vedete lì tutto quel cibo buonissimo, ma
È cibo. Assaporatelo. Godetene. Senza finire poi a vomitare, ovviamente. Ovviamente a Natale si è pieni alla fine perché si cerca di assaggiare tutto, si mangia anche un pochino di più per golosità, ma è normale, ragazzi. Sicuramente.